Senti, ma tanto il problema è sempre quello del materasso. Scappa domani, tanto c'è la pensione, no? Ma la compranno, capito, eh? I giorni costa l'aria, ma me sei no. Ma la pazienza, tu ce l'hai. Ho la pazienza, te, stato qui e sta buono. Leggete questo giornale, cerca di infallagno. No, io ti ho la forza. E non comincia col bagno tutti i giorni. Ieri 36 volte l'ho portata al bagno. Anzi no, 35, perché l'ultima l'ho infatta rate. Ieri la verità Ginevra che mi portate al bagno non si portava 36 volte, ma non è esagerato. Guarda che da me, ma potete fare diventa matta in questa casa, capito? Fammi fare il caffè che è meglio. Aveva ragione mia madre. No, mi ha voluto da retta. Quando metto il mio via marito. Non ho capito chi ne è vale. Questa casa! Chi le fa tutte le faccende? Chi lava? Ah, chi lava? E la vite chi ne fa, se no tanto chi lava? Io posso lavare, c'è nessun altro. La vite. E chi stira in questa casa? Come sul lavare su sta roba, stiri sempre te di me. E chi cucina tutto? Tutto il giorno chi è che cucina in questa casa? Tanto si fa il cucino di te e se mangia, perché tanto poi io dici no. E chi ti porta al bagno tutto il giorno? Ah, beh, chi è? Al bagno che ci porti sempre te, però qualche volta anche Raffaele. Sì? Buono! Zella, no? E mi voglio in cesta più, nel senso che non gliela fa più. Oh, mi hanno detto che ti fatto su una badante e io volevo sapere come avete fatto. Queste robe, queste badanti, non si vanno a prendere, non so quanto costano, perché quello è importante. Io ditemi, io per la mamma ho trovato una badante, conosco una bella signora, gli ho chiesto e mi ha portato la badante. Ma è brava? È molto brava, ci si è fatto quando la mamma mi si è trovata molto bene. Ho capito, non è che potete tante volte sentire sta signora se sono anche una per me. Sì, adesso io ci parlerò, se glielo dico poi ve la porto. Va bene, io adesso, aspettate che adesso, wow. Ecco la mamma. Patrigino, buonasera, Patrigino. Buonasera, senta, ha già parlato con un cugino mio? Sì, già ci ho parlato. E gliel'ha detto? Sì, mi ha spiegato tutto quanto, sì, mi ha spiegato tutto. Sì, ma Padre Gigo, la cosa più importante l'ha detta che, beh, mi raccomando, economica. E adesso vediamo, qualcosa tocca pagarla, però adesso vedremo un po' quello che si può fare, poi dopo vediamo. E allora, su Fofino, datti da fare, dai. Beh, allora spieghiamoci. Lei ha ragione, con il figlio è proprio un cretino, però... per portare al bagno mio marito, non è che voglio che ci vuole tutta questa grande cosa, Io capisco, ma vi devo dire come stanno le cose. Quella di lingua costa un pochino di più, ma credetemi come pulisce lei. Oh, meno male. Ma tanto non c'è bisogno per le pulizie, perché per le pulizie c'è la moglie. Ma t'ammazzo! Tanto t'ammazzo, tu vai! Coperla! Questa è bella gaiarda, State! Non me la rispaurare! È una bella signora tosta! Meno ancora! Ve la posso presentare? Ma prego! Si chiama Perla, no?
No, no. Lei è Lula. Lupa! Si chiama Lupa, si chiama! Lula ha 30 anni. 30 anni, è sul volo, quindi è una carrozza che va, È russa e non è sposata. Ma non è sposata! È la volta buona che mi sposa, Altri 200 euro per me. Altri 100? Sì. No, no, io me le do, basta. E che famo? 200. E allora le dispiace, e noi ce la diamo. No, ma chi che io sta ferma, sta zitta! Beh, venite oltre, signora, ecco i problemi, gente. Quante che volete? 200 euro. Vieni? 200 euro. Mettete che da qualche parte ci vanno essere. Vieni? Me ne ho bisogno di tirar fuori. Sta zitta, Questi, lo studenti? Sì! 200 mi hai detto, Mettete che... Allora, una, due... Allora, pietene un'altra, pietene un'altra, che va bene. Basta che andate generoso, generoso. E allora a questo punto vi lascio. Arrivederci. Buonasera. Ma io mi sono innamorato! Io volevo presentare... Silenzio! Vuoi chiamare Lula? Venire da Russia e essere 4 anni in Italia. Ostia, signorina Lupa! Ma allora siete venuta giù a piedi per averci messo 4 anni, Siete una atleta! Ma è una... Io lavare, stirare e essere brava con gli anziani. Oh, ti credo? Eh? Ma lui è nonno malato? No, questa è l'efficienza di mio marito. Lui la vuole spogliare. Sì, se spogli, Anche te è esterno il riscaldamento c'è tutta il giorno. Tu sei sapore, signor Dottore. Se spogli tutta qua. Oh, fatela finita, Io esco a fare la spesa, ma mi raccomando, comportatevi bene! Guardi da me. Tanto vedo che siete in ottime mani. Ci pensarono gli altri dalla lupa, Nonno, se chiamare Lula, tu come chiamare, nonno? Ah, io a dire la verità, mi sono scordato. Raffaele, come mi chiamo io? E quale sono? Ricordato. Come chiamare tu? Io nonno? Chiamare Gregorio. Nonno Gregorio. Io sapere che tu essere molto birbante. Ah no. Io, signorina Lupa, quando lavoravo, io facevo il camionista, Io ho detto che tu essere birbantello, ma a me piacere tanto gli uomini birbantelli. Oh, io piace di birbantelli! Signorina Lula, venga avanti, le devo fare una confidenza. Allora, anch'io da giovane sono stato birbantello, Ma cos'è stato te? Mettete a sedere! Quando ti accetti di dancing! Me lo scusino, signorina Lupa, ma attenda qua, mettete a sedere! Che ci sei messo, fortuna! Non gli hai mai detto tutta quella roba, Fate un professionista, Signorina Lupa, venga oltre! Otteniamo un po' di privacy io e lei. Allora, visto che voi siete una signora che meritete, no? Siete una signora gagliarda. E da me, probabilmente, se venite dalla Russia, me conoscete, ma io sono uno che nell'ambiente è conosciuto, uno che i giri sui ce l'ha avuti. Meno male, avete capito? Voi? No. Nel senso che so uno che, insomma, batte il ferro finché è caldo, mi avete capito? Vabbè, lasciamo perdere. Vi volevo fare una proposta. Io di sti posti ne conosco tanti, no? Sti posti un po' nascosti. Allora vi volevo chiedere se una sera io e lei, signorina Lupa, potevamo di cianfatta da qualche parte. No. Come no? Ma signorina Lupa, è un peccato. Raffaele! Raffaele! Adesso con questo che ci metti, va a sedere! Ma io mi sono innamorato della signorina Lupa! Ma che ti sei innamorato?
perché sa, lei ha capito che qui Raffaele Speppila l'ha capito che qui è per guardare Gregorio mio, no? E poi, vabbè, se c'è tempo aiuta anche la Ginevra. Però Gregorio mio ha bisogno di essere lavato, vestito, accudito. Ma lui c'ha un problemino, deve essere portato al bagno. Lasciate qui, c'è. No, no, preciso. Datemi una mostra, eh. Oh. C'è da fare, sta zitta. Quella che dovrebbe gestire a casa tutta stravaccata sul divano. Ma avete trovato un albergo che è ferie quando siete in ferie? No, Ginevra! Ginevra! Ma guarda Ginevra! Ma che è successo? Ma da questo io si vede in sorbo! E ne stagione di sorbi, ne stagione! Raffaele! Lasciati! Raffaele, vieni oltre che sei il benedetto, qui li vedono tutti! Ma mo saprai sorbi anche te! Vieni, ti dico, vieni a vedere! Guarda! La cosa svelta che... Ho visto che c'era qualcosa che inquadrava! Oh madonna mia! Ma... Signorina! Lei si vede un sacco! Ma lei! Chi è? Ma scusate di qui! Ma scusate di qui che mi ho dato un punto di soldi! Me volevo anche... Me volevo anche capolare! E io per mia tua ci ho comprato la macchina! Ah, voi altri? Io che ci ho fatto il bagno in della vasca! Oh, per fare il bagno in della vasca tocca spogliarsi, tu! Per fortuna che hai capito! No! Basta! Chiedemi alla casa mia! Chiedemi alla casa mia che fa la strage, se no fa la strage! Guardi! Marco! C'è anche per te! Finché era la signorina Lupa! Andava bene a tutti! Adesso mi è diventato... Lupo, eh? Oh ma! Che ne dici, Bocca? Tanto l'avevo pagato, il terreno! Ascolta, Ginè! E sai che ti dico? Signorina Lupa, andiamo a fare il bagno?